Attualmente il modello di gestione nell'ottica della conservazione degli archivi digitali più affidabile a livello internazionale si chiama PREMIS. È un progetto nato in ambito statunitense, ma che comunque coinvolgeva esperti dei diversi paesi del mondo, e soprattutto trasversale, non limitato semplicemente o soltanto agli archivi digitali, che hanno delle loro problematiche naturalmente, ma anche alle biblioteche digitali, alle raccolte di audiovisivo, eccetera. Molto velocemente, l'importanza di questo modello, la comprensione di questo modello davvero oggi è indispensabile per pensare di poter avere accesso alle professioni che riguardano il digital curator, lo specialista di gestione digitale a livello internazionale. Come funziona Premis? Davvero molto sinteticamente. Premis individua cinque entità. L'entità oggetto intellettuale, e cioè il documento, potremmo dire noi. Distingue l'entità intellettuale dall'oggetto digitale, perché in realtà un'entità intellettuale potrebbe essere composta da diversi oggetti digitali. Nel ciclo di vita dell'archivio, l'oggetto digitale deve essere soggetto a azioni, a eventi, attuate da entità, che possono essere persone, organizzazioni, software, che agiscono sulla base di diritti. Ecco le altre tre entità che vanno a costituire lo schema di cinque entità interrelate che costituisce Premis. Riassumo, l'oggetto viene ad essere soggetto a azioni, per esempio conservazione, aggiornamento, verifica di integrità da parte di soggetti, software, persone, organizzazioni. L'utente potrebbe essere il cittadino che vuole avere accesso al suo documento. Questa informazione in un archivio digitale sicuro, trusted, deve essere memorizzata, quindi a costituire dei metadati specifici. Come può il cittadino avere accesso al documento digitale? Ha bisogno che ci sia un documento, una policy dei diritti specifici che lo autorizzano a fare questo. Le relazioni molto complesse tra queste cinque entità, insieme alle informazioni, ai metadati che riguardano le cinque entità, rappresentano lo schema di Premis.